siamo giunti al giorno importante, a quello importante della luce. Per 4 settimane d'avvento abbiamo acceso una candela alla volta, ci siamo interrogati su perché cosa ci fossero dietro le luci spallinanti, no, dietro quelle luci che abbiamo visto, abbiamo acceso le candele della speranza, della fede, della gioia e della pace. Ma tutte queste cose sarebbero vane se senza accendere l'ultima candela, che è quella centrale, che è la candela che rappresenta la luce di Gesù. La luce. Allora, nella tradizione italiana non ci sono molti canti natalizi. Nella tradizione britannica anglosassone ce ne sono molti di più, però i pochi canti che abbiamo in italiano parlano proprio di luce. Queste sono le traduzioni italiane di un canto tedesco che è Stille Nacht, come in inglese? Holy Night? No, Silent Night. Silent Night. E ci sono sia la versione cattolica sia la versione protestante. Vedete che la cosa che esce fuori, soprattutto nella versione protestante, è un discorso di luce, o come brilla chiaror la tua quieta luce, risplenda ognore. Nella versione invece che è più famosa, che è Astro del Cielo, cioè luce dona alle menti. Si parla sempre di luci, in ambedue le versioni ci stanno due contrapposizioni, la notte e la luce. La notte e la luce. L'inizio di questo mondo, la condizione sine qua non, la cosa necessaria perché il mondo cominciasse era la luce, perché tutto iniziò con la luce. Vediamo la prossima. Il versetto di Genesi, il primo versetto di Genesi. Versetto capitolo 1, da 1 a 4, dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Quindi c'è sempre questa dicotomia, questa distanza tra la luce e le tenebre. Molti millenni dopo, Giovanni spiega questo stesso versetto, questo inizio, lo spiega in una maniera differente, ci dà uno squarcio di cosa accade in quel primo secondo dell'universo. Giovanni 1, da 1 a 5. Giovanni dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. La parola, o il verbo in altre versioni, è il modo in cui Giovanni presenta Gesù. Giovanni dice che la luce era in lei, dentro la parola. Nota bene che nell'originale autos è un neutro, nel senso, in italiano discutevamo proprio ieri sera a tavola, dice che bella discussione che fa a Natale, del fatto che in italiano il genere neutro non c'è, c'è un maschile o femminile. In greco, ma anche in inglese, in tedesco e in latino, c'è un genere neutro. Autos in greco è un neutro, per cui non è né lui né lei, è esso. L'origine della luce dice che era Gesù. L'origine della luce è in Gesù. Giovanni dice che ogni cosa è stata fatta attraverso Gesù. La luce è l'espressione esatta di chi Gesù è. Noi abbiamo acceso una candela perché nella luce, proprio perché Gesù, l'espressione di Gesù è la luce che viene a interrompere la notte, a fendere la notte, a rischiarare la notte. Però che tipo di luce è Gesù? Che tipo di luce è? Giovanni ci dice che la luce, la vita era la luce degli uomini. Sapete, nel mondo ci sono state tante persone che hanno detto che erano la luce.
tante persone che hanno affermato di essere la luce erano filosofi, politici, dittatori. Nel XVIII secolo, all'epoca dell'Illuminismo, si diceva che la luce dell'uomo era l'intelligenza, era no, la ragione e il pensiero. Che tipo di luce era? Gesù è luce pura. Allora, qual è la notte del mondo? Qual è la notte del mondo? Non quella che si ricorda, che si avvicenda ogni 24 ore. Quella è la notte che a noi serve per ricaricarci, per al mondo, per funzionare. La vera notte del mondo era ed è il peccato. È per quello che è venuto Gesù. Gesù ha smascherato il peccato tramite la sua luce. Tramite la luce Gesù tocca allora come adesso i peccatori, ma Gesù non è stato mai toccato dal peccato, perché lui è luce e dove c'è luce non può entrare il peccato. Non so se avete mai fatto l'esperienza di prendere un fiammifero e metterlo, accenderlo o una candela e illuminarlo. Avete mai fatto un'esperienza sciocca? Vedrete che l'ombra che viene proiettata è quella della candela del fiammifero. La luce non dà ombra. La luce non dà, anche se è una cosa che voi fisicamente la vedete, l'ombra della luce non c'è, perché nella luce non ci può essere ombra. Oltre alle luci del Natale, abbiamo detto che cosa c'è dentro le luci del Natale. Oltre alle luci del Natale c'è colui che può toccare e risolvere ogni problema. Ogni problema, qualsiasi tipo di problema. Giovanni dice ancora di Gesù. Giovanni 1 al versetto 10: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Dobbiamo capire che l'inizio di Gesù non è a Betlemme, non è nato a Betlemme. Sì, è nato come umano a Betlemme, ma lui era l'inizio del mondo, non è l'inizio della sua vita quella notte a Betlemme. Gesù ha deciso di nascere così come nasce qualsiasi altro tipo di bambino. Perché? Perché vuole rassomigliarti, perché ti ama così tanto che vuole rassomigliarti così tanto da nascere esattamente come sei nato tu, affinché tu possa conoscerlo e possa assomigliare a lui. La seconda tipo di luce è Gesù, Gesù è luce vera. Giovanni dice ancora di Gesù, Giovanni 1 versetto 9: la luce, la vera luce che illumina ogni uomo, stava venendo nel mondo. Ora, qui implicitamente Giovanni dice che ci sono due tipi di luce, perché se c'è una luce vera, c'è una luce falsa. Gesù è la luce vera. Gesù è venuto a stabilire la differenza tra la luce vera e la luce falsa. Perché nel mondo ci sono tante luci false, ognuna a supporto di qualche cosa. Supporto di qualche cosa che va contro la luce vera. Può essere la luce vera la luce falsa del potere, la luce falsa dei soldi, la luce falsa del sesso, tante altre luci. Ma prima o poi quelle luci si interrompono, esattamente come si interrompe la vita dell'uomo. E quella non è una vera luce. Giovanni stesso scriverà di quello che afferma Gesù di se stesso. Capitolo 8, versetto 12, questo è Gesù che parla: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La luce vera, quella che illumina il mondo e che mostra le vie, sia quelle giuste sia quelle sbagliate. Perché attenzione, Gesù è venuto per illuminare soprattutto le vie sbagliate, perché vuole farti vedere quali sono le cose sbagliate, quali sono le vie sbagliate, e per farti scegliere quelle giuste, che sono quelle che vuole il Padre. Terzo tipo di luce che è Gesù. Gesù è luce costante. È luce costante. Allora, quante costanti ci sono? Questa è una quiz per chi ha fatto un liceo scientifico. Matteo. Quante costanti ci sono al mondo? Cose che non cambiano mai, che non possono cambiare. Quante sono? Lo dico io, una. La luce, la luce. La velocità della luce è l'unica cosa costante e invariabile al mondo, 300.000 km al secondo. La teoria della relatività di Einstein si basa sul fatto che almeno una cosa costante al mondo c'è. Se
senza quella, inutile la teoria della relatività. Il Gesù dirà in Apocalisse queste cose qua. Apocalisse 22, versetto 13. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù è la nostra costante, l'unica cosa costante, oltre alla velocità della luce al mondo e prima della velocità della luce al mondo, è Gesù, è Gesù. C'era, c'è e ci sarà. Quella è una costante. Il mondo, così come lo conosciamo, cesserà di esistere. Il Sole ci vorranno ancora miliardi di anni, ma si esaurirà. Il carburante che c'è dentro il Sole piano piano si sta affievolendo. Noi non ce ne accorgiamo perché chiaramente la vita umana è così breve che non ci accorgiamo di quello che succede. Ma alla fine, anche un giorno, anche il Sole cesserà di esistere, cesserà di splendere. Ma la luce di Gesù illuminerà l'eternità per sempre. Quarto tipo di luce, che è Gesù. Gesù è la fonte della luce. Allora, ho detto del sole che non brillerà più. Che cosa succederà quando allora non ci saranno più il sole, gli astri, qualsiasi tipo di stella a illuminare la notte? Come faremo senza la luce? Quale sarà la nostra luce, visto che abiteremo con coloro che avranno creduto in una città, in una città santa? Che con che cosa ci illumineremo? La prossima. Apocalisse 21, ancora Giovanni ce lo spiega, versetti 23 e 24. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumino, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Vi immaginate che bellezza! Oh, non c'è più da pagare la bolletta dell'Ena, non c'è più da pagare i conti dell'elettricista. Giovanna, si è illuminata la luce, me la viene a sostituire. Non ci saranno più lampadine da sostituire, non ci saranno più interruttori da riparare. Perché? Perché avremo la luce. Soprattutto la luce, dice Giovanni, sarà in mezzo a noi. La lampada che illuminerà sarà Gesù. Non lo so come farà, perché fisicamente non lo so, ma Giovanni ci dice che Dio, che la lampada di Dio sarà Gesù, per cui Gesù sarà in una forma che sarà così splendente, non lo so come farà, illuminerà costantemente tutta quanta la Gerusalemme terrestre. Sarà in mezzo a noi la lampada di Dio, l'agnello Gesù. Cammineremo guidati dalla luce di Gesù. In questo momento camminiamo guidati dalla luce di Gesù che troviamo nella sua parola, e lì invece cammineremo nella luce di Gesù diretta. Sarà Gesù ad illuminarci le vie. Quinto tipo di luce che è Gesù. Gesù è la luce della vita. Giovanni ha detto della parola. Giovanni 1, versetto 4. In lei era la vita, e la vita era la luce dell'uomo. La luce e la vita sono indissolubilmente legati. Senza la luce non è possibile la vita. Non puoi vivere senza luce, e le piante creano materia dalla luce attraverso la fotosintesi clorofilliana. La luce e quello che sta nel terreno diventa erba che va a nutrire degli animali che creano la carne, e l'uomo si nutre dei vegetali, degli animali. Se sei vegano, soltanto dei vegetali. Se sei carnivoro o onnivoro come noi, anche degli animali. Ma senza la luce non sarebbe possibile né che ci siano le erbe né gli animali. È una cosa fondamentale. Quando Gesù è andato a Betlemme, è venuto per portarci la luce. La luce del Vangelo nei nostri cuori, così come la luce vera del sole fa crescere l'erba, la luce di Gesù fa crescere nei nostri cuori materiale spirituale di cui noi ci nutriamo ogni giorno, producendo vita eterna, dove prima c'era il solo sopravvivere, adesso c'è un vivere in Cristo attraverso la sua luce. Gesù è la luce che porta la vita. Egli stesso ha detto, Giovanni, versetto 10 del capitolo 10, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Vorrei vedere un piccolo filmato che ho assemblato per pubblicizzare la serata della Vigilia delle Candele.
Cosa c'è dunque oltre la luce del Natale? Cosa c'è oltre le luci con le quali siamo abituati ad adornare le nostre case? C'è la luce pura, c'è la luce vera, c'è la luce costante, c'è la fonte della luce, c'è la luce della vita. Oltre le luci c'è un dono, è un dono che si chiama Cristo, colui che è la luce. Lascia che Gesù illumini la tua vita, che porti luce nella tua vita e porti luce nel tuo Natale. Non importa quanto freddo è il posto dove vivi e quanto buio possa sembrare il mondo, soprattutto in questi periodi di Covid, ma può essere riportato in vita se la luce del Figlio risplende nel tuo cuore. Non c'è vita senza luce. Quando rendi Cristo la luce della tua vita, quando rendi Cristo la guida sicura della tua vita, quando rendi Cristo Signore della tua vita, tu stai dando significato alle luci che metti a Natale. Quando quelle luci diventano il simbolo del tuo Salvatore e non soltanto luci che illuminano per un poco, colui che è entrato nel tempo e nello spazio per venirti a riscattare, inizia per te un futuro che porta alla vita eterna. Buon Natale a tutti quanti, fermiamoci a pregare. Grazie Signore di essere luce vera, di essere luce pura, di essere luce costante, di essere te la fonte della luce e che tu sarai la luce della vita. Se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio prendere questo Natale come fonte di luce. Io voglio aggrapparmi alla luce che tu hai portato a Natale, a quella luce pura di cui ho bisogno, a quella luce vera, perché io non voglio seguire altre luci false nel mondo e voglio che tu sia la mia luce costante da ora in avanti per tutti i giorni della mia vita, Io so che tu sei la fonte della luce e che nella tua luce c'è la vita. Io quella vita la voglio, Signore, perché io voglio vivere in te, non soltanto a Natale, ma ogni giorno della mia vita. Queste cose le prego nel tuo Santo.